Conoscete tutti la questione dell'Ilva, i disastri, uso il plurale, che l'Ilva ha prodotto e produce al territorio ionico, alla Puglia e all'economia anche italiana, perché poi distruggere le potenzialità naturali del territorio significa dare un grosso colpo basso all'economia pugliese, quindi all'economia del meridione e quindi del paese Italia. Sui disastri ambientali dell'Ilva c'è poco da fare, lo dice la storia, lo dicono le cronache giudiziarie, ma come se non bastasse, all'interno dell'Ilva di Taranto c'è di tutto di più. Come si vede dalla cronaca, polveri e pavimenti lerci, chiusi i refettori dell'Ilva. C'è stata infatti, a seguito di un intervento dei NAS e dell'ASL, un intervento appunto congiunto di ASL e NAS, c'è stata la sospensione immediata del servizio di distribuzione pasti in 14 punti di refezione all'interno dell'Ilva per gravi carenze igienico-sanitarie, un porcile in buona sostanza. E infatti non è una mia valutazione, ma sono le parole appunto dell'ASL, il comunicato dell'ASL, in cui si legge: il direttore della struttura SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL di Taranto, Armando Durante, a seguito di verifiche eseguite dai tecnici della prevenzione afferenti al Dipartimento di Prevenzione, congiuntamente agli uomini del Comando Carabinieri NAS di Taranto presso lo stabilimento siderurgico dell'Ilva, ha proceduto a questa sospensione. Il provvedimento urgente si è reso indispensabile poiché, in esito di verifiche ispettive, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da non garantire la qualità necessaria per la prosecuzione del servizio pasti. E quindi pavimenti lerci, cartoni abbandonati e sporchi, piastrelle sudice, polveri dappertutto. È stato inibito l'uso dei suddetti punti di refezione fino al ripristino dei requisiti di igiene. Allora uno si domanda, ma l'Ilva, quello che stanno facendo i commissari evidentemente è una presa per i fondelli, è una buffonata nei confronti innanzitutto di chi lavora all'interno dell'Ilva. Cioè, si è visto a questo punto in che condizione versa l'Ilva. È un fallimento completo, non esiste solo la questione ambientale, perché si è arrivati al punto che persino i refettori vengono chiusi. È un carro che è completamente decadente, una barca che sta prendendo acqua, sta imbarcando acqua da tutti i lati. Si aggiunga poi il fatto che per lievi carenze sono stati disposti provvedimenti di diffida per le mense di officine generali e di acciaierie. Il quadro è completo, è catastrofico. Quindi una realtà, l'Ilva, che non ha più motivo di essere, perché versa in una tale crisi economica, strutturale, che investire per tenerla in piedi significa sprecare denaro pubblico. Non è solo, ripeto, la questione dell'ambientalizzazione, perché si vede che anche per le piccolissime cose, le cose più banali, quali appunto la tenuta a norma di un refettorio, l'Ilva è completamente piomba su tutto i pali. Piomba su tutti i pali e mi viene da ridere, anzi ci sarebbe da piangere se consideriamo la posizione dell'azienda, che dice: abbiamo subito avviato gli interventi per ripristinare la normalità, hanno voluto mettere subito a posto le cose, il coccodrillo che si fa il pianto perché poi vuole che tutto torni come prima. In seguito alle verifiche effettuate dall'ASL, la società si è immediatamente attivata per ripristinare nel minor tempo possibile le originarie condizioni all'interno dei piccoli locali adibiti al refettorio, dove alcuni operai consumano il pasto.
La società, continua la nota, prevede che i locali, oggetto già da qualche giorno di costanti interventi di manutenzione, pensate un po', fanno vedere che loro ci tengono, che loro praticano con continuità, con assiduità la manutenzione, i locali saranno nuovamente operativi e accessibili ai lavoratori a partire dall'inizio della prossima settimana. Si commentano da sole queste frasi, queste espressioni. L'Ilva è un cancro sotto tutti gli aspetti. L'Ilva produce morte, ma è bene che anche chi lavora all'interno si renda conto, perché uno rischia di morire per carenze strutturali e per incidenti sul lavoro. Avete visto cosa è successo in questi anni. Poi c'è l'impatto ambientale devastante per chi lavora proprio all'interno oltre che all'esterno. Se poi la dignità umana, quella di assicurare appunto la sicurezza dei refettori, neanche quello è garantita, ma i refettori sono ridotti a porcili, ditemi voi cosa ha l'Ilva che rispetti la dignità umana. Nulla. L'Ilva va chiusa, senza se e senza ma. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.